Allora, noi iniziamo l'Eucaristia, qualcuno mancherà senz'altro, però l'importante è che noi siamo qui riuniti per ricordare i nostri fratelli defunti emigrati, quindi anche se non ci sono le persone interessate, familiari appunto emigrati che hanno anche qui i loro defunti, noi preghiamo lo stesso per loro, quindi non ci sono preoccupazioni, no? La preghiera vale sempre anche se fra con i presenti e con gli assenti. E allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Credo che sia sempre lodevole questo appuntamento che si ha al cimitero per pregare per i defunti e soprattutto per quegli emigrati. Almeno questa, l'associazione ha voluto avere questo ricordo particolare, non solo per i viventi quando fanno la festa lì o il ricordo lì all'agosto, ma anche per quelli che sono già morti. Quindi noi li affidiamo alla misericordia del Signore. Se vuoi dire già qualcosa adesso, Pietro, oppure alla fine, pensando di aspettare magari alla fine, allora così qualcuno, può darsi che venga qualcuno. Prima di celebrare però questa nostra Eucaristia, come facciamo di solito, chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio, nel mistero della Pasqua, è passato da questo mondo alla gloria del tuo regno. Concedi ai nostri fratelli defunti di condividere il suo trionfo sulla morte e di contemplare in eterno te, o Padre, che li hai creati e redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, ci sediamo e ascoltiamo la parola del Signore. Maria, Maria, prendi il microfono che serve per la registrazione. Che sia possibile. Dal libro di Giobbe. Rispondendo, Giobbe disse: oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero imprese con stilo di ferro sul piombo, per sempre si incidessero sulla roccia, la polvere dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne vedrò Dio, io lo vedrò io stesso e i miei occhi lo contempleranno, non da straniero. Parola di Dio. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Una cosa ho chiesto al Signore, e questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore. Contemplerò la bontà del Signore, la terra dei viventi. Ascolta, Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi, il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Alleluia. Alleluia.
Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque crede nel Figlio abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me, colui che viene a me non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. Ecco, solo un piccolo pensiero. Ecco qualcuno, ecco. Prego, prego, che siete arrivati all'omelia, quindi siete ancora in tempo per la messa. Il messaggio è alle prese. Sì, sì, abbiamo, forse abbiamo, c'è stato. Prego, prego. Ecco, abbiamo letto il Vangelo, la lettura. Adesso volevo fare solo un piccolo pensiero, solo un pensiero legato anche a quello che stiamo vivendo. Siamo in un cimitero, stiamo pensando ai morti, e poi fra l'altro è un pensiero che si rivolge a quei fratelli che sono morti fuori, quegli immigrati che sono stati sepolti da frane, da tutta una serie di circostanze, ce ne sono tanti in giro, quelli ufficiali, quelli meno ufficiali, poi non è che... E sapete cosa mi viene in mente adesso? Noi li ricordiamo perché erano emigrati, erano in un'altra terra, e forse c'è anche maggiore sofferenza quando una persona muore anche fuori, però alla fine, se ci pensiamo bene, non siamo tutti emigrati. Noi siamo, non, questa non è la nostra terra. Il Vangelo e la lettura ci ha detto molto apertamente che noi dobbiamo contemplare il volto del Signore in un'altra terra. Per cui, come diceva San Francesco di Assisi, siamo dei pellegrini e forestieri. Forestieri, pellegrini. La nostra terra non è qua giù, la nostra terra è nei cieli. Quindi alla fine ci ritroviamo che tutti siamo emigrati. Se abbiamo questa dimensione soprannaturale e guardiamo la nostra vita non come un'esistenza che è legata qui sulla terra per cui finisce, ma un'esistenza eterna, noi comprendiamo che stiamo in cammino per raggiungere la vera terra. Quindi siamo dei forestieri. Ma il concetto di forestiere è molto bello perché ci fa comprendere che quando uno è forestiero, nel senso che va fuori, o come pellegrino, nel senso che fa un pellegrinaggio, no? Non si porta tutto quando cammina. Se va in pellegrinaggio si porta l'essenziale, perché una valigia, due valigie, ma più di questo non se lo può portare. Il pellegrinaggio significa questo: noi siamo pellegrini verso il cielo. Non ci possiamo portare tutto. Ed ecco il senso anche qui del distacco. Pensare al cielo significa pensare che la nostra definitiva dimora è il cielo. Quindi è inutile che noi ci affoiamo e ci arrabbattiamo. Una volta c'era un ebreo a Roma, un grande maestro ebreo, che era qui in questa stanza, lui studiava, è andato a trovarlo un amico. E andando a trovare un amico, questo guardava in giro, in effetti aveva poca cosa, non c'era un grande arredamento, c'era proprio l'essenziale.
E questo gli è venuto spontaneo dire, ma caro amico mio, ma qui non c'è niente, come non vedo tante cose, anche forse le necessarie non ti mancano. Sì, lo so, dico, perché questa non è casa mia, io sono di passaggio qua. Aveva ragione, noi siamo di passaggio. Il problema nasce quando noi pensiamo di non essere di passaggio. Per cui se dimoriamo eternamente qui, allora ci accaparriamo tutto quello che ci serve per starci sempre. Ma chi sa che non ci deve stare sempre, non fa tanta fatica a distanziarsi dalle cose. E questa è una cosa che ci aiuta molto. Perché solo con la distanza delle cose, col distacco di quello che sono i nostri affetti, anche i nostri interessi, eccetera, noi possiamo vivere bene, viviamo nella pace. Mi basta questo pensiero, non vi annoio più. Che il Signore ci dia la grazia anche di saper vivere in questo senso, essere forestieri e pellegrini. Tante cose si aggiusterebbero. Anche la politica si aggiusta, Tomè. Senti a me, anche la politica. Perché tutti vorrebbero stare qui. Non ci possiamo stare qui. Dobbiamo camminare e allora sarebbe più bello distanziarsi. Ecco, tu quando c'hai, dai, pigliate questo. Cerchiamo di essere tutti contenti, tutti felici, dare il giusto a tutti quanti, insomma, no? Ecco, allora potremmo essere veramente degli uomini, perché prima di essere cristiani dobbiamo essere degli uomini, persone veramente oneste, persone buone, persone con dei valori umani. Poi, chiaro, noi abbiamo la fede, ci aggiungiamo la fede che ci permette di guardare un po' le cose dal soprannaturale e quindi guardare più avanti, no? Nell'aldilà. Bene, questo è il pensiero che volevo dirvi, mi fermo qui e aggiungo soltanto un po' la preghiera che forse vorremmo fare tutti quanti, no? Ecco, raccogliamo un po' di queste preghiere. Ecco, preghiamo per i nostri fratelli defunti, per le persone che ci interessano, per le persone che sono morti fuori, dicevo, ma anche per tanti fratelli che sono qui in questo cimitero, ma preghiamo anche per i cappuccini che sono sepolti qui, ce ne sono tanti adesso, si sta riempiendo anche la cappella. Ecco, preghiamo per tutte le persone che ci stanno a cuore, anche quelle che sono ammalate, che sofferenti. Ma uniamoci anche alla preghiera per questi fratelli che sono morti oggi, pensiamo anche al dottor Aiello, mi sembra che era una persona veramente capace, molto brava, stanno facendo i funerali là, noi non possiamo andare dappertutto, però siamo qui per la preghiera, possiamo aggiungere e pregare anche per lui, per la famiglia che resta, insomma, ecco, sembra un dolore quando c'è il distacco di una persona cara. Ecco, tutte queste intenzioni all'ora di preghiera li portiamo sull'altare del Signore, perché siamo convinti che il Signore ci ascolta, ci esaudisce, forse non come vogliamo noi però, ma come vuole Lui, perché Lui c'ha tutto un progetto su noi personalmente, sulla storia, perché la storia la conduce il Signore, anche se noi la vediamo un po' distorta, con strade anche difficili, è il Signore che la conduce, abbiamo speranza, abbiamo fiducia, la storia è fatta di tante piccole e grandi cose e il Signore ci penserà. Amen. Ecco, io devo mettere le ostie, vorrei sapere chi fa la comunione, così metto le ostie giuste. Sì, riesce. Va bene. Benedetto sei tu, o Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nel secolo, Signore. L'acqua di dal vino sia sempre nostra. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo,
Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedica il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceve la mia sacrificio, all'onore del tuo nome, per me Chiesa. Guarda con bontà, Signore, il sacrificio che ti offriamo per i nostri fratelli defunti. Tu che li hai chiamati alla fede, dona loro la felicità eterna per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono il nostro spirito. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita senza fine e la resurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,
Ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ora ci rivolgiamo al Padre, insieme a tutti quei fratelli che vivono in cielo, che hanno l'unico Padre che è Dio, e allora preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu regni, la potenza e il secoli. Signor Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci ora un segno di pace. Pace. Agnello di Dio, togli i peccati. Agnello di Dio, togli i peccati. Beati gli invitati a questa cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, di soltanto una parola e io sarò salvato. Niente ti spaventi, solo Dio basta. Niente ti turbi, niente ti spaventi, chi ha Dio, niente gli manca. Niente ti turbi, niente ti spaventi,
solo Dio basta. Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo del loro Signore, alessino luce perpetua. L'eterno riposo del Signore, l'eterno riposo del loro Signore, venga essa in pace. Preghiamo. Signore Dio Onnipotente, questo santo mistero salvi la Tua Chiesa pellegrina sulla terra e sia per i nostri fratelli defunti sorgente di indulgenza e di pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, adesso prima della benedizione di andare via, forse Pietro voleva dire qualcosa, ecco. Io vi ringrazio a tutti, scusate per l'orario, ci sono stati degli imprevisti, però io mi chiedo scusa. Oggi siamo qua per ricordare i caduti di Vattimark e li ricordiamo con molto affetto e ricordiamo tutti gli emigrati che sono morti sparsi nell'estero. Ricordiamo Mazza Biagio che di recente è morto al Windsor, Canada. E ricordiamo i nomi, la Ratta Fedele e la Ratta Francesco, padre e figlio. Loria Bernardo, Taleric Antonio, Veltri Salvatore, Audia Giuseppe, Cosentino Gaetano, ricordiamo Silletta Giovanni e Marasco Giovanna e tutti gli emigrati che sono nel mondo. E io vi ringrazio e vi chiedo scusa un'altra volta per l'inconvenienza. Grazie. Scusate, c'è il signor Brunetti che ha offerto i fritti e vi piace, no, li offre a tutti. Auga. Ma io intanto volevo ringraziarti innanzitutto per il momento di preghiera che hai inteso fare oggi pomeriggio, perché il ricordo delle persone che non ci sono più, soprattutto delle nostre persone che non ci sono più e che sono decedute per motivi di lavoro, è una cosa particolarmente importante. Poi ti ringrazio ovviamente per avermi voluto. Io sono qui in rappresentanza dell'intero Consiglio Comunale, quindi porto i saluti del Sindaco e dell'intero Consiglio Comunale. E si costruisce un futuro se ci si ricorda del passato, per cui non possiamo che essere grati a queste persone, ai tanti emigrati che hanno dato tutto, perché se questa comunità è una comunità importante, ha tanti rappresentanti importanti, ha tanti professionisti, e perché i nostri genitori, anche mio padre è stato un emigrato, sono stati per motivi di lavoro sono stati fuori e hanno lasciato le loro famiglie, le loro giovani mogli, perché in quel momento era necessario vivere. Purtroppo la storia mi sa che non è che sia cambiata tanto. Partivano le braccia, adesso stanno partendo insieme alle braccia anche le menti. Tanti nostri ragazzi, giovani laureati, giovani diplomati stanno purtroppo, ahimè, lasciando questa terra ed è triste veramente. Quindi la preghiera che questa città possa, da questo punto di vista, trovare un momento anche di pace, possa cercare di splendere da questo punto di vista, perché la situazione non è facile. E ovviamente che la speranza è quella che non succeda mai più quello che è successo a Marti e Marco. Grazie. Ringrazio padre Giovan Battista per la sua presenza e buona serata. Ecco, io in nome del Signore adesso vi do la benedizione a voi e sulle vostre famiglie,
e sul nostro paese, proprio perché scenda la pace del Signore e scenda il lavoro, il servizio, quello che possiamo fare. Ognuno è impegnato nel piccolo, ma ognuno si possa impegnare. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco, la nostra Eucaristia è terminata, andiamo in pace. E buona serata.